siamo al paradosso in cui tutti qui intervengono, si confrontano su un provvedimento che è del governo, tranne il governo che ogni tanto potrebbe avere quantomeno la decenza di intervenire ed esprimere la posizione su un proprio provvedimento. Io capisco che magari questo Parlamento per il ministro e per il sottosegretario non ha l'autorevolezza di un talk show o di Porta a Porta, ma magari una volta ogni 48 ore un intervento sarebbe gradito, perché poi cambiano i provvedimenti, ma la situazione è sempre lo stessa. C'è un ministro, un sottosegretario che assistono e che guardano come se tutto gli fosse estraneo. Ma Concluda. sì, Presidente, magari chiedo per sull'ordine dei lavori ci mandino le gigantografie, tanto nessuno se ne accorge. Grazie. Grazie. Allora, deputata Santerini, prego. Signor Presidente, trovo questo dibattito pretestuoso e molto ideologico. Noi abbiamo una legge, che è la legge 62 del 2000, che dice, ci dice le norme per la parità scolastica e ci dice quali sono, chi sono i soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione. E sono le scuole statali, le scuole paritarie private, Mi scusi, relatrice, può liberare il banco del sottosegretario qui? Ecco, grazie. Prego. Tre soggetti fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione: le scuole statali, le scuole paritarie private e gli enti locali. Questi fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione. Quando diciamo, è la legge, quando diciamo paritarie, Colleghi. intendiamo dire che svolgono, come dice la legge 62, un servizio pubblico. Svolgono un servizio pubblico. E quindi sono diverse dalle scuole private. Le scuole private sono a fine di lucro e svolgono un servizio a favore dei soggetti che le organizzano. Questa distinzione è fondamentale perché le scuole paritarie non solo svolgono un servizio pubblico, ma sono soggette a vincoli da parte del Ministero e dell'amministrazione pubblica. La ringrazio. Allora, deputato Marazziti, prego. Che palese. Grazie Presidente. Siamo a un passaggio che rivela purtroppo sia un tema importante, il finanziamento alla scuola nel suo complesso, in tutte le sue componenti, ma anche un passaggio che mostra delle debolezze culturali e ideologiche in questo Parlamento. Infatti c'è un problema linguistico. Scuola pubblica non è solo scuola statale. Stiamo parlando di un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione dal 48, ma non applicato, e l'Italia rimane un paese isolato in Europa perché non garantisce alla scuola paritaria, che svolge un servizio pubblico, quello che viene garantito per esempio nella laica, laicissima Francia, e rimane isolata in Europa. Oggi noi stiamo in parte ovviando a questo problema e allora voglio semplicemente ricordare che la libertà di scelta della scuola garantita dalla Concluda. Costituzione, quando non è indirizzata verso la scuola paritaria, sta regalando le tasse pagate dagli italiani verso un'altra direzione. Quindi noi non Grazie. stiamo regalando nulla, stiamo